colazione con... Amici ed appassionati, siamo al quarto appuntamento dell'ACI Storico Power Stage e per questo quarto appuntamento ci troviamo a San Marino in occasione della quarta gara di campionato italiano Cireas, che è il 30° San Marino Revival. A farmi compagnia abbiamo sempre Umberto Ferrari, il nostro esperto, che ci racconterà le insidie di questa gara in generale e della nostra Power Stage. Raccontaci un po', Umberto, i nostri piloti questa volta mi sa che avranno qualche difficoltà. Hai usato il termine giusto, insidie. Questa gara è famosa e nota per le sue continue insidie, dovute alla conformità del territorio, con strade in salita, in discesa, tornanti che non lasciano scampo. In più ci si aggiunge anche la difficoltà di navigazione con tantissimi incroci apparentemente tutti simili, uguali, quindi è facilissimo anche sbagliare strada. Nella Power Stage si è pensato quindi di riproporre un condensato in miniatura, in poco spazio, le caratteristiche di questa gara. Quindi una Power Stage fatta di curve contro curve, c'è anche addirittura una inversione, una specie di tornantino, poi una doppia chicane in discesa, perciò tantissime difficoltà, si aggiunge anche un tratto sul pavé un po' più scivoloso e quindi forse anche i bravi qui avranno pane per i loro denti e potrebbero anche sbagliare. Bene, quindi buon divertimento a tutti e buona visione. Un saluto da San Marino, dalla Repubblica di San Marino, per la quarta prova di Cireas del campionato italiano di qualità autostoriche e la quarta ACI Storico Power Stage Classic di stagione. A fianco a me, come sempre, c'è Umberto Ferrari. Ciao Umberto. Ciao Luca, ciao, un saluto a tutti i nostri amici che ci seguono da casa. Allora, siamo arrivati a quello che è il quarto appuntamento e la quarta ACI Storico Power Stage Classic, che come al solito tu hai commentato un po', introdotto quali sono già gli elementi, però abbiamo poi nel dettaglio quelli che sono le difficoltà che troveranno i nostri concorrenti sul percorso, no? Quindi una partenza stretta, subito una curva a 90 gradi a sinistra che li mette nella piazza di Serravalle, che è un selciato col pavè, e quindi c'è anche l'insidia, può essere scivoloso o comunque c'è questo tornante stretto che obbliga a rallentare e poi ripresentarsi a chiudere la prova perfettamente allineati, cosa non facile. E in chiusura all'ultimo split c'è una doppia S, una doppia chicane stretta in discesa che ti porta all'ultimo presostato. Ecco, quindi dopo questa spiegazione che abbiamo ammirato appunto, questa anche un camera car di quello che è poi
quello che affronteranno poi i conduttori. Andiamo poi a analizzare quelle che sono le vetture che sono al via di questa Clevach Historico Power Stage Classic. Quindi abbiamo una serie di Fiat 508, dopodiché passeremo, sempre per quanto riguarda i top, alle vetture degli anni 50 e 60, con Passanante navigato da Alessandro Molgora su quella 1100-103 TV, il rientro nel Cireas di Massimo Zanasi e Barbara Bertini, e poi Fontana e Scozzesi sulla loro Fulvia. Quindi abbiamo diverse vetture, quindi sicuramente non mancherà quello che è il colpo di scena, magari comunque la lotta, proprio perché è difficile, insomma, è un percorso difficile. Sì, ma già in altre Power Stage di quest'anno, anche l'anno scorso, abbiamo avuto, come dire, colpi di scena. Addirittura nel finale l'ultimo concorrente che è riuscito a vincere la gara con una prestazione veramente strabiliante. Quindi ci sono tante difficoltà, quindi le insidie sono numerose e anche le sorprese possono essere veramente tante. E quindi poi andiamo a vedere, poi abbiamo la gara nella gara, che è appunto quella delle scuderie, abbiamo poi la sfida per quanto riguarda la Coppa delle Dame, abbiamo due equipaggi femminili al via, uno composto da Torri e Vagliani, le campionesse italiane in carica, e l'altra da Gabriella Scarioni e Ornella Pietro Paolo. Poi abbiamo anche gli under 30 con su tutti, diciamo, quello che è il campione italiano Barcella. Quindi io direi, andiamo ora a vedere come andrà questa, dal vivo, come andrà questa Power Stage Classic. La prima vettura, Miatto, sono al via con la loro SSMM Superba del 1929. Ecco qui che anche per loro il semaforo sta per diventare verde e parte la Power Stage, AC Storico Power Stage Classic della San Marino Revival. Eccoli qui che stanno per affrontare il primo pressostato. 10 secondi il primo split, sono 10, 9 e 11. Questa vettura è la più anziana in gara in questo momento, 3 centesimi di anticipo sul primo pressostato. Andiamo a vedere ora l'inversione, eccolo qui. Ovviamente è molto difficile condurre questa vettura, meno 7, quindi paga un totale di 10 centesimi di penalità e 5 la media. In questo momento per lui va a avvicinarsi ora al traguardo finale, vediamo sull'ultimo split di 11 secondi, meno 3, 13 la penalità e 4,33. 3, 7, 3. Ragazzi, come è andata? Avete sbloccato questa Power Stage? Il tempo ha tenuto, vi sembra tutto bello? Il resto della gara? Non so com'è andata, ma non credo benissimo. Ah, 3, 7, 3, è quello? Beh dai, non c'è male. Con questo macchinone qui, oggi abbiamo fatto ginnastica in tutta la gara. Grazie. È stata una bellissima giornata. Intanto è partito il numero 2 Riboldi Federico su Fiat 508C, ha già chiuso il primo split con 4 centesimi, ora sul pavé nel tornante per chiudere il secondo. Vediamo il passaggio con un meno 2 De Fuxia, è del miglior tempo del momento su questo secondo split. La chicane stretta in discesa per chiudere la terza prova. Ed ecco che passa con un 3 e si porta primo in testa provvisoria. Allora, secondo equipaggio, primo per il momento, quindi abbiamo battuto quelli davanti. Tutto bene? Bene, grazie. È stata una bella esperienza. Il navigatore lo vedo un po' perplesso. Contento? Stavo leggendo i risultati. Grazie, ciao. Intanto in questo momento il numero 3 Edoardo Bellini e Vittoria Villa sulla Fiat 508C del 1937. Vittorio Bellini è una giovane promessa della regolarità, bresciano da scuderia Franciacorta Motori, meno 7 sul primo split, ora va, eccolo qui all'inversione, e va a chiudere con 3 centesimi di anticipo, 5 di media anche per lui, quindi è comunque una prova, come avevamo detto, non facile anche per gli specialisti. Sì, perché il tornante sul pavé ti obbliga. Ecco qui, scusate, intanto vediamo un più 7 in finale sull'ultimo ragazzi, passaggio. Ragazzi, come andate? Un po' infida questa Power Stage rispetto alle altre che sono più lineari. Sì, sì, insidiosa. Bravi a chi l'ha organizzata. Noi abbiamo fatto qualche errore di troppo oggi, però ci siamo divertiti. È gara impegnativa. E quindi ci siamo divertiti.
Buona continuazione, complimenti. E intanto è partito Scapolo Giuseppe su Fiat 508C. Sta per chiudere la prima prova con un ottimo 2. Fuxi è il miglior tempo sulla prima prova, solo 2 centesimi. Ora, dopo la inversione, 4. Siamo a 6 penalità e sempre primo, ultimo passaggio. Ed eccolo. Ciao, bravissimi. Per il momento siete in testa alla Power Stage. Sì, perfetto, bellissimo. Ciao, grazie. Al numero 6, Fiat 508C, semaforo verde, partiti. Eccolo, sullo start del primo presostato, affronta la prima curva a sinistra che porta nella piazza col pavè. Rallenta e chiude con un 4 di ritardo, un po' alto per le prestazioni a quale ci ha abituato Barcella. Ora vediamo che al secondo split paga un 3 di ritardo. Gicani in discesa per l'ultima fatica, l'ultimo passaggio, dove lascia un ottimo 1 e chiude al secondo posto. Ciao Guido, com'è andata questa quarta Power Stage dell'anno? Questa non lo so, vediamo i tempi. 4, 2,67 di media, dai, buono. Si è spenta anche la macchina dell'emozione. Sì, sì, sì. Ciao ragazzi, buon rientro. Nel frattempo è finito, è partito Accardo con il numero 8, un'altra Fiat 508C, questa è del 1938. Angelo Accardo e Filippo Becchina, Francia Cortamotori, più 3, Angelo Accardo, anche lui è uno dei migliori regolaristi sulla piazza. Vediamo come va a chiudere il secondo split, quello di 9 secondi. Diamo la linea a Roberta, che ha un ospite. Siamo a San Marino, in questa splendida città, e siamo in compagnia del segretario di Stato al lavoro e allo sport Teodoro Lonfernini. Facciamo passare la macchina che fa un po' di rumore. E questa San Marino è famosa per le auto storiche, per i rally, per la regolarità. Cosa, il suo ruolo è importante in tutto ciò? Ma il mio ruolo non è importante, nel senso che devo solo accompagnare chi ha uno spirito di iniziativa come gli organizzatori, le federazioni presenti all'interno del territorio sammarinese, e quindi grazie a loro tutte queste manifestazioni automotoristiche si rendono possibili all'interno di un territorio che si presta in maniera eccezionale per chiaramente generarle e portarle avanti con dedizione e con grande passione, come vedo qui in questo momento. Grazie allora all'ospitalità di questa splendida città, di questo stato a sé, e al prossimo anno. E eccoci, ora abbiamo Passanante al via con la Fiat 1103 TV. Passanante è navigato da Alessandro Molgora, che è il presidente della scuderia Franciacorta Motori. Anche questo è un equipaggio, il driver è siciliano, uno specialista anche lui, come tanti che arrivano da questa regione, Umberto. E nel frattempo un bel Fucsia, più 2, primo. Passanante non perdona. Anche qui sulla difficoltà di San Marino, vediamolo dopo questa inversione, qui però paga un 6 di anticipo, un po' troppo, e ora vediamolo in chiusura sull'ultima fatica, 1-1, ottimo, peccato per quel secondo passaggio. Non volevi investirmi, vero? Non volevi investirmi, vero? No, assolutamente no, guarda. Bene, e se c'è quel 6 un po' così, però tutto sommato va bene. Non è che puoi vincerle tutte, no? Assolutamente no, dai, guarda come mi fa quello lì. Bene ragazzi, è andata benissimo, sono contento, quindi adesso vado a prendere un caffè. E intanto è partito semaforo verde Zanasi su una Fiat 1100 Special, un'auto nuova per questo equipaggio, almeno è da un po' che non lo vediamo con quest'auto. Ed ecco che subito si mette in luce con un ottimo 1 sul primo passaggio, anche lui un meno 6 d'anticipo sul secondo, sta giocando ad armi pari con Passanante. Ultimo passaggio, forza. Peccato, qui lascia un altro 6 che lo porta al settimo. Ciao. Posto. Questo yuhu, perché sei contento? Sì. A parte l'ultimo split, direi che è andata bene. Ma è stata tutta un'emozione oggi, siamo tornati a San Marino dopo un sacco di tempo che eravamo fermi, è una gara bellissima e quindi ci siamo divertiti. Anche una Power Stage impegnativa.
anche una Power Stage cattiva come tutta la gara, cattiva come tutta la gara. Dai, grandi, ciao. E intanto è partita la lancia Fulvia di Fontana, che comincia subito molto bene con un 2 di anticipo. Inversione, il tornantino sul pavè, un altro 2 che lo porta al primo posto provvisorio. Ottima prestazione per il momento, vediamo se riesce a mantenere questo ritmo. Vediamolo, vediamolo. E chiude, no, peccato, un più 12, rovina tutto con l'ultimo passaggio. Cosa è successo, Armando, sull'ultimo passaggio? Ho visto che imprecavi un pochino. C'è scritto lì cosa è successo. Vabbè, dai, fa niente, non è che si può sempre vincere, no? Sarebbe meglio, dici tu. Alla prossima. Non ci si stancherebbe di vincere. Intanto è partito il numero 12, Paradisi e Guerci, su Fiat 850 Coupé del 69. Pochi metri ed ecco un più 12 sul primo passaggio. Un ritardo un po' pesante che è difficile da recuperare. Qui ci prova con un meno 2 sul secondo passaggio e quello porta all'11° posto provvisorio. Vediamo se riesce a recuperare qualcosa anche in finale. Un ottimo meno 3, però recupera solo una posizione. Eccoci all'ultima fatica, com'è andata? L'ultima fatica? No, è stata duretta come gara, tante curve, però divertente, è stata bellissima. Noi siamo andati nel nostro, quindi siamo abbastanza contenti. Praticamente curve fino alla fine, avanti e indietro. Fino alla fine, curve anche nella Power Stage, quindi curve all'infinito, però divertente, dai, è bella anche la Power Stage così un po' diversa. Ciao, grazie. Ecco, ora diamo la linea a Roberta che ha un nuovo ospite qui per l'intervista e poi attendiamo un attimo, poi daremo il via alla prossima vettura che è quella di Argenti Amorosa. Ecco, dopo il segretario di Stato siamo in compagnia del capitano di Castello, Roberto Ercolani. Che cosa ci può raccontare di questa esperienza, di queste belle novità che fanno anche? Cioè novità che poi la Power Stage è una novità, tutto il resto, le auto, le gare per San Marino sono un must ormai, no? Sì, iniziative che sono preziosissime per la Repubblica di San Marino, naturalmente per il Castello di Serravalle. Questa mattina alla partenza vedere automobili che partivano dagli anni dal 29 in avanti è stata un'emozione unica. E vedere anche le persone con quanta passione si dedicano al recupero della normalità e poi in questa gara storica di cronometro la mia ignoranza è altissima, però stamattina ho scoperto tantissime informazioni sullo svolgimento, compreso adesso anche le medie degli errori che sono importanti, l'imprecazione. Sono dei mostri, sono dei mostri i nostri piloti, fanno delle medie d'errore bassissime. Sì, mi dicevano che quando c'è un errore decimale molto probabilmente è l'orologio, non è il pilota a sbagliare, quindi questo è bellissimo. E il contesto del Castello di Serravalle, ma della Repubblica di San Marino, si presta ed è bello vedere anche nelle immagini quello che è il nostro centro storico, ma quelli che sono gli scorci. Con quei 184 chilometri penso che San Marino sia stato visto in maniera eccelsa e quindi adesso aspettiamo anche i visitatori nella Repubblica. Verranno senz'altro. Arrivederci. Ed ecco, quindi ringraziamo l'ospite di Roberta. Come dicevamo, abbiamo al via Mauro Argenti e Roberta Amorosa con la Porsche 911S del 1969. La scuderia è Palladio Historique e anche lui è un top driver. Vediamo ora, anche qui dalla zona, Umberto. Sì, è partito in questo momento, concentriamoci un attimo sul suo passaggio. Ha iniziato il primo split con la curva che lo porta nella piazza dove c'è l'inversione sul pavè, chiude con un buon più 3, parte abbastanza bene, che però con un più 3 è al quinto posto provvisorio. Vediamo se recupera ora sul secondo passaggio, è peccato, un 5 che lo porta al settimo posto provvisorio. Gicane in discesa, ultimi metri, avete visto rallentare un attimo. E qui fa un perfetto netto. Chiude con un netto. Il primo netto di questa Power Stage, il primo che ha fatto zero. Bravi. Bene, sì, ma ci siamo allenati molto, è stata una gara molto pesante, naturalmente, mi ha fatto una gran fatica. No, scherza, naturalmente, lui scherza sempre. Grazie, ciao. Bravi. E intanto è partito il numero 15, Maccario, sull'auto bianca A112 del 1970.
con Mariangela Preziosi a fare da navigatrice, scuderia Nettuno. Andiamo a vedere anche Maccario, più due. Secondo posto provvisorio in classifica della Power Stage di San Marino. Eccolo che qui un 99, sicuramente ha un errore di conteggio, sarebbe stato un meno uno, peccato, peccato. Questa è una mia interpretazione. E infatti c'è un'imprecazione, si è accorto, si è accorto. Ti sei accorto che c'è stato un problemino? No. Pare sul secondo split, però io da qui ne vedo come te, però per il resto. Può darsi che ho sbagliato. succede, dai. Un errore di conteggio, di calcolo. Ci probabile. Sta. Capita. Da lui. Mentre adesso andiamo a vedere Commare al via, anche lui con l'auto bianchi A112 Elegant. Va con Roberta Trombetta a fianco, 3 centesimi di ritardo. Quest'anno Francesco Commare è al via di tutto il Cireas con la Franciacorta Motori, con la scuderia bresciana, campione d'Italia, meno 4 solo centesimi di anticipo sul secondo split. Ultima variante, vediamo come va a chiudere sotto l'arco del club storico, più 5, 4 di media. Settimo posto. 4 di media, settimo posto. Da 3, 4, 5? È un 4 di media. Troppo. Diciamo che non è nei tuoi standard, però dai ragazzi, era complicata questa Power Stage. No, ho avuto problemi con la strumentazione, ho dovuto cambiare pulsante e anche questo non va tanto per le quali. Comunque è stata una giornata bella, una gara veramente difficile, molto tecnica. Ok, ciao. Intanto è partito Torri Vagliani sull'auto bianchi A112, equipaggio femminile. Eccole, sempre sorridente, però la seconda l'hai visto anche tu. Sì, ce ne siamo accorti. Sarà contenta Gabriella che passa dopo, però chi può saperlo? Voi lottate fino alla fine. Ma sì, va bene tutto. Ciao, grazie. Semaforo lampeggiante verde per Baldissera su Innocenti Mini Cooper del 73 col numero 18. Partito sul primo split. Eccolo che va a chiudere la sua prova con un 7 di ritardo che lo porta al 14° posto provvisorio. Sta per chiudere ultimi metri sul secondo passaggio, 4 di anticipo. E qui siamo nella fase finale, nella chicane in discesa, dove ha rallentato molto per poi andare a chiudere con un 5 di ritardo, 12° posto. Siamo al 12° gradino del podio della Power Stage. Soddisfatti, mica tanto, contenti? Guardi gli adesivi qui sulla finestrina. Sì. San Marino ne avete fatti un pochino, però di Power Stage no. Fatto non sarei qui, la Power Stage bella come sempre, non c'è problema, grazie. E intanto è partito Gibertini su Lancia Fulvia Coupé del 74 che incomincia bene con un 2 centesimi di ritardo, secondo posto provvisorio. Sì, navigato da Lisa Sighinolfi a bordo di questa Lancia Fulvia del 74. Ecco, Gibertini, ricordiamo, si sdoppia da solo, fa quasi tutto lui mentre si lascia navigare dalla compagna e chiude con un 6 di ritardo per l'ottavo posto assoluto. Troppo concentrato, stavi andando dall'altra parte. Tutto bene, dai. Però i tubi li abbiamo fatti bene. Beh, questi spero di sì, adesso non so che cosa fa. 2, 4, 6, 9, il terzo mica tanto, comunque va bene. Dai, va bene. 2-2. Va bene. Ciao. Altro equipaggio femminile al via, la Scarioni Pietro Paolo su Innocenti Mini Cooper. Sì, è il secondo dei due equipaggi al via in questa gara di campionato italiano. Continua la lotta per la Coppa delle Dame 2023. 3 centesimi paga sul 3 penalità sul primo split, 7 di ritardo sul secondo, sono 10 centesimi totali fino a questo momento. 11°, 5 di media.
più 11 chiudono con... Ciao Gabriella, è tornata Ornella, tutto bene? Tutto a posto, è andata bene, dai. Questa Power Stage è un po' diversa dal solito. Sì, è diversa dal solito, io meglio così non ci annoiamo. Cos'è che avevo di tempi? È partito nel frattempo Lastri e Walter Pantani con la Alfa Romeo Giulia Super del 75, scuderia Chinzica per loro, primo split con 5 centesimi di ritardo. Andiamo ora a vedere cosa combina dopo l'inversione dello split dedicato alla Repubblica di San Marino. Eccoli qua, più 3 centesimi di ritardo. Ed è al nono posto provvisorio, pensate, con solo 5 e 3 centesimi. Ed ecco che la Q va a chiudere con un 8 di ritardo che lo porta indietro al 14° posto. Siamo scivolati sull'ultimo tubo. Sì, sono scivolato per la stanchezza. Sì, la gara è molto bella, siamo divertiti, molto tecnica più che altro. Non ci eravamo abituati, però ogni tanto ci vuole. Campionato italiano del resto. Ciao. E intanto è partito Barcella Junior su auto bianche A112 Abarth, un altro equipaggio under 30. Barcella Rossoni, ed eccoli che vanno a chiudere il primo split sotto l'arco punto di San Marino. 2 centesimi di ritardo, più 2 rispetto ai 10 secondi di tempo imposto. Ora sono 9 i secondi per percorrere questa U, meno 4 centesimi di anticipo. Ultimo pettine finale, il pettine prima del colpo di reni sotto l'arco del club acistorico, meno 4, 10 penalità totali. Nicola, settimo posto. Cosa mi dici di questa Power Stage? Male, come tutte le Power Stage che ho fatto. Comunque, dai, siamo contenti. Gara abbastanza difficile per la conformazione geografica di San Marino, salite, discese, quindi gara molto difficile e nulla, vedremo chi la spunterà. Grazie, ciao. Ecco, come dicevamo in apertura della trasmissione, anche lui ha ribadito la difficoltà del percorso con le sue tortuosità. Intanto vediamo Margiotta partito con la sua auto bianca A112 Abarth, che lascia un 5 sul primo passaggio, un 1 sul secondo, che è il miglior tempo sul secondo passaggio. Un bel fucsia, e adesso vediamo quale potrebbe essere il recupero. Ultimi centimetri, 9, Hayat alza la media, 12° posto. Antonino, mi hai alzato un po' la media sull'ultimo split. Sì, è andata così. Dai. Però è andata bene. Non le azzecco mai, ma va bene uguale. Grazie. Quindi dopo circa 20 vetture, oltre 20 vetture che sono transitate, abbiamo primo posto per Scapolo con 7 centesimi, secondo Accardo con 8, terzo Barcella con 8 e quarto Argenti con 8. Ora vediamo dalle olle Traversi che hanno preso il via nella Power Stage, 10 centesimi di anticipo sulla prima prova che li portano sicuramente oltre il 7° posto. Adesso vediamo, mentre Fucsia 1 anche per lui sul secondo split, sentiamo come il rombo di questa A112 Abarth. Ed eccolo che gli ultimi centimetri in finale, un 6 di ritardo, che però sono tanti. Ciao ragazzi, ben arrivati anche a questa quarta Power Stage. Cosa mi racconti? Ti è piaciuta? La Power Stage o la gara? In generale. La Power Stage ha fatto molto male. La gara, come al solito, San Marino è una gara molto impegnativa, dura da navigare, lui lo sa. L'hanno detto in tanti. Comunque ci siamo divertiti. Intanto eccolo qua Bacci, che è partito sull'auto bianchi A112-1 dell'83 col numero 27, chiude il primo passaggio con 4 penalità, 4 di ritardo. L'inversione sul pavè, rallenta, storto, frena, 0 netto, perfetto, fantastico, il miglior tempo finora sul secondo passaggio. Ora vediamolo sull'ultimo, se riesce a recuperare qualcosa, un 2 lo porta al primo posto con solo 6 penalità, complimenti. Ti do una bella notizia, siete primi della Power Stage in questo momento, sei l'unico a aver fatto uno 0 sul secondo split, bravi. Grazie, dopo questa giornata sì, contentissimi davvero, è stata una bella gara e difficile anche, ora andiamo all'arrivo, grazie. Ecco, semaforo verde per Malucelli Monica, Fiat Duna dell'89. Malucelli è un altro top, super top driver. Vediamo, 1
Fucsia, miglior tempo finora sulla primo passaggio. Vediamo il secondo passaggio, 4, che però con un 4 totale 5 penalità lo porta già al quarto posto provvisorio, potrebbe recuperare qualcosina. Silenzio. 3, niente da fare, sesto posto. Ci si rivede alla quarta power stage dell'anno. Voi sempre sorridenti, quindi tutto bene. Oggi è stata faticosa la gara, ce l'abbiamo fatta arrivare in fondo, adesso poi vedremo come è andata, speriamo bene. Grazie. Intanto è partito il semaforo verde Mazzalupi su post 356 BT5 del 61. Rallenta molto, è arrivato un po' troppo vicino, passa molto lentamente, 4 di ritardo, a volte arrivare troppo presto poi si paga un ritardo, questo è uno degli scherzi della regolarità, 11 di ritardo sul secondo passaggio, ormai siamo a 15 penalità accumulate, vediamo qui come può rimediare un po', niente da fare, oggi non è giornata, meno 17. Non è la tua giornata oggi. Belletta veramente, però... È un po' alta la media rispetto ai tuoi canoni. Ma è un bel disastro come il resto della gara, quindi siamo rimasti costanti e fedeli alla linea. Quindi... Ma questo equipaggio non è un po' inedito. È inedito, sì, è nuovo, infatti stiamo provando a essere... L'hai messa alla prova in una gara difficilissima. Assolutamente sì, ma è stata molto brava, lei. Ciao. Bene, intanto è partito il numero 31 Lambruschi su post 356C del 64, 8 penalità di anticipo sul primo passaggio. Quindi dopo Saverio Mazzalupi e Laura Pellò, un'altra post 356, meno 4 sul secondo, siamo a 12 penalità, 22esimo posto provvisorio. 9 penalità di ritardo sull'ultimo passaggio. No comment. Vedo, no comment. No comment. Ma sempre alla fine lo fate, uno è cotto, è finito. Vi mettiamo alla prova. Semaforo verde per il numero 35. Diego Garilli e Romeo Macellari su questa A, Autobianchi A112 A, parte del 1976. Diego Garilli che è anche un organizzatore, il patron della gara del Valli Piacentine, che è entrata quest'anno nel campionato italiano regolarità autostoriche, che ci sarà... Attenzione, un meno uno sul primo passaggio, per il momento è primo. Gli ha portato fortuna allora, a fine anno. E zero netto, sul uno, attenzione perché due Garilli... Due ottime prestazioni, ha in mano la gara, vediamo adesso come va a finire... Netto 0.33 è uno dei record dei media. Da ti offendi se ti dico un mostro? Cioè un mostro 0.33 di media, se mai visto. Impossibile. Non sono possibile, bravissimo. Non sono io. Va bene, non è lui, non ci crede. Avrà corrotto tutti i cronometristi di San Marino, però risulta il migliore con in questo momento in testa con una penalità, un centesimo, una sola penalità, tutte e tre le prove. Adesso andiamo a vedere Gualtieri che paga 11 centesimi di ritardo sul primo pressostato e come vedete su tre pressostati comunque può capitare che l'allineamento degli astri oltre che della bravura portino a queste prestazioni che abbiamo visto. Ora ecco che va a chiudere, sono 65 le penalità. Purtroppo. No, vediamo un no. Vabbè, ci siamo divertiti, siete stanchi, è stata una gara difficile. No, è stata bella comunque, tutto a posto. Numero 37, semaforo verde, Verza su auto bianchi A112 Abarth dell'82. Eccoli qui al via di questa, anche loro, di questa AC Storico Power Stage Classic. Un 3 sul primo passaggio, pensate, con solo un 3 penalità sul primo passaggio sono decimi in classifica provvisoria. Sul primo split sì, sono le decimi come risultato, passano all'ottavo posto con un bel 5 e anche loro, Sandro Buranello e Diego Verza, vanno a chiudere dopo il pettine, 12 penalità totali, sono 13esimi e Alfieri della Rovigo Corse.
Ecco, tredicesimi assoluti in questa Power Stage, soddisfatti? Sì, dai, abbiamo penso rispecchiato quello che abbiamo fatto in gara. Gara bellissima, divertente, molto tecnica, difficile, strade tortuose, ci siamo divertiti tanto. Ma visto che siete degli abituè del Cireas, ormai vi vedo tutte le Power Stage, si punta a farlo tutto e a vincerlo? E vincerlo sarà impossibile perché ci sono dei mostri che conosco da anni, però le faremo sicuramente tutte e cercheremo di fare il miglior risultato. Grazie. Ciao, ciao. Intanto è partito Camosci col numero 38, sempre su auto bianche A112 dell'84. 7 penalità in tutto, 5 sul primo passaggio, 2 sul secondo. Navigato come sempre da Alice Casellati. E 3 penalità in chiusura. Stiamo aspettando la vostra media, 3,33. Come i trentini. Come l'ultima volta, guarda, né meglio né peggio, 10 in 3. È sempre, siamo costanti almeno, dai, siamo regolari. È un bel regolare questo, eh. Dai, facciamo un po' migliorare. È partito Sandro Pegni, navigato da Andrea Fissi. Col numero 39 sulla Volkswagen Golf GT dell'86. Eccolo, curva sinistra, approccia alla chiusura, 5 penalità di ritardo sul primo passaggio. Inversione nella piazza di Serravalle e va a chiudere il secondo con un 6 sempre di ritardo. 11 penalità in tutto per il momento. Doppia chicane, chiude con 2 di anticipo sull'ultimo dove recupera qualcosa. 17esimo. Hai recuperato un pochino sull'ultimo split, un 2, quindi siamo nei primi 20 comunque, per assoluta. Via, va bene, 4,33, va bene. Può andare, può andare, sì, perfetto, grazie. Angelo Bozzardi, navigato da Angelo Cassano, su Opel GT del 69, vediamo se riusciremo alla fine, vediamo con la sua prestazione se riusciremo alla fine di aver soddisfatto anche la sua smania sempre di avere novità per quanto riguarda la Power Stage, se questa Power Stage gli è sembrata abbastanza tecnica. E vediamo se sarà comunque divertito. 14 sul primo split, più 16 sul secondo. Eccolo qui che va a affrontare il pettine finale. Ultimi metri, ultimi centimetri. 3 penalità di anticipo sull'ultimo, totale 33, trentesimo. Ciao, come ti è sembrata questa Power Stage? Complicata, eh? Sicuramente, no, è stata meglio dell'altra perché alla mille curve abbiamo fatto un casotto totale, quindi... Spero sia andata meglio, non so cosa abbiamo fatto, però va bene, grazie. Ed ecco la Innocenti Mini Cooper con il numero 42, Giovanni e Gregorio Mambrini. Stanno per chiudere il primo passaggio in velocità, 22 di ritardo, 22 centesimi di ritardo. Ora... sempre in velocità, poi sono obbligati a frenare, 23 di anticipo questa volta sul secondo. Ed ecco gli ultimi metri, 11 di ritardo sull'ultimo, totale 56 penalità, 31esimi. Allora, 31esimi, io vedo qui un Mambrini, guardandovi, padre e figlio. G, fra l'altro. O fratelli, padre e figlio. Padre e figlio. Com'è andata? Chiedo il figlio, sto giro chiedo il figlio. Ma dopo diverso tempo di inattività, bene dai, non ci possiamo lamentare questa volta. Nel frattempo è partito il Federica Ameglio come navigatrice e Danilo Converso al volante. Inizia purtroppo con un 300, 178 sulla seconda, vediamo poi come va a concludere l'ultimo. Si blocca, sarà curioso capire cosa è successo. Cosa è successo? Non l'ho visto pre-sostato, stavo guardando più avanti. Pace. Vabbè, dai, non succede niente. Alessandro Timacchi e Boris Santin su Fiat 127 Sport 75, Rovigo Corse la scuderia, via anche per loro. Aprono in questo momento sul settore di 10 secondi il primo split sotto l'arco della Repubblica di San Marino, 3 centesimi di ritardo per loro. Inversione all'interno di questa piccola arena sammarinese del
Turismo San Marinese, eccolo qui, meno 3 anche sul secondo, sono abbastanza costanti. Zigzagano un po' per allinearsi al passaggio sull'ultimo e 4 di anticipo, totale 10 penalità, undicesimi. Undicesimi assoluti, mi dicono dalla regia. Dai, contento? Sì, dai, tutto bene, grazie. È stata una giornata abbastanza dura. Sì, sì, dai, su e giù, su e giù, su e giù. Ci ricorda un po' i colli padovani, quindi eravamo un po'... Giocavate un po' in, tipo in casa. Bella gara, bella gara. Va bene? Ciao. Intanto è partito Bertolli su Fiat 600 del 1958. Va a chiudere il primo passaggio con un perfetto netto. Fucsia, ottimo tempo, primi assoluti per il momento. Attenzione, attenzione, seguiamoli con questa Fiat 600. 8. 8 sul secondo passaggio. Erano partiti molto bene. Ultimi metri. Un altro 8, questa volta di anticipo sul terzo. Ragazzi, sul primo avete fatto un bel netto, un bel zero. Gli altri due, 8 e 8, però siete andati bene, dai. Grazie, grazie. Bellissima gara. Ciao, grazie. Semaforo verde per Bordi su Lancia Flaminia Touring del 62. Partito. Il cronometro scorre. Lento sulla chiusura del primo, molto lento, dove lascia un 10 di anticipo, 10 centesimi sul primo passaggio di inversione che deve raddrizzare la vettura, dove però paga un 65 di ritardo. Siamo ora all'ultimo split, 14 di anticipo, totale 89 penalità. Soddisfatti di questa quarta fatica del campionato italiano regolarità? È stata molto dura, tutte salite e discese fortunatamente. La macchina è un po' pesante e dura da fare le curve, perché abbiamo fatto i muscoli, siamo degli atleti e poi noi alla fine. Prego. Un equipaggio ora è partito che arriva dal Belgio, Ruben Maes e Philippe De Planck, sulla Porsche 356G del 1965. Chissà se sono qui per turismo o magari per provare la macchina prima della mille miglia. Ed eccoli che hanno chiuso il primo passaggio con un 18, un meno 21 sul secondo. Siamo a 39 penalità per il momento e vanno a finire la loro power stage con un fantastico 1 che li porta al 33esimo posto. Bonsoir monsieur, vous parlez français, italien, anglais? Francese, c'est bon, alors qu'est-ce que vous pensez de cette power stage? C'est la première fois pour vous en Italie pour, avec la power stage? Oui, en fait, c'est la première fois qu'on vient ici à San Marino Revival. Donc, on a bien aimé toute la journée. Il y a beaucoup de spécial, beaucoup de PC. Donc, ça, on aime très bien. Et toute la journée était bien remplie avec tous des RT, tous des tubes, quoi. Donc, on est vraiment très contents. Intanto è partito Davide Tondelli sulla Fiat Giannini 500 TV che paga un 9 e un 12 sui primi due passaggi, ultimi metri. Davide Tondelli che è un po' che non si vede, vediamo, non si vede e non dove stava andando Tondelli? Dall'altra parte. Buonasera, abbiamo finito la power stage, non sei abituato a farlo, mi dicono. No, è la prima volta. E ti è piaciuta? Con questa piccolina divertentissima. Bisogna essere onesti. Ni. Secondo me se facevi 3-0 ti piaceva un sacco. È andata malissimo. Ciao, intanto è partito il numero 50 Barazza su Alfa Romeo GT Junior del 67. Lascia un 34 sul primo split. Ecco che chiude il tornante, si allinea perfettamente, un 26 di ritardo sul secondo. La chicane finale. E chiude con un 34 sull'ultimo passaggio. Guarda che belle facce sorridenti. Contenti? Contentissimi, molto. Ci siamo divertiti, bellissimo. Grazie, grazie di tutto, ciao. Thank you.
semaforo verde per Bentivogli, numero 51 su Fiat 124 Abarth del 73. Scattato il cronometro, conto la rovescia dei 10 secondi di questa prima prova. Marco Bentivogli e Luca Bentivogli, anche in questo caso un equipaggio, ipotizziamo, padre e figlio, con questa Fiat 124 Abarth che è stata una delle regine dei rally del 1973, questo esemplare. Racing Team Le Fonti per loro la scuderia, ed eccolo qui che va a chiudere sotto l'ultimo arco, quello del club storico, con 12 penalità. Ciao, anche qui uno stesso cognome, papà e figlio, papà, immagino. E figlio. Sì, bene, bene. Contenti? Molto contenti, sì, è stata una giornata impegnativa, ma è andato tutto molto molto bene. Grazie. E questa Power Stage vi è piaciuta? Sì, diciamo di sì, dai, è andata bene. Chi siamo noi? Sono i nostri quelli? Quattro di media, bravi. Media non c'è male, dai, va bene. Grazie. Ed ecco qui che nel frattempo è partito il numero 52, Massimo Amati e Mauro Pierasco su Fiat 127 del 1979. 15 centesimi pagano sul primo split. E 3 sul secondo, 3 di anticipo, siamo a 18 penalità. La S finale rallenta molto e quasi si ferma, dove paga però un 41 d'anticipo. Totale 59 penalità. Ci siamo spaventati un po' sull'ultimo tubo, però è andata, dai. Prima gara impegnativa per noi. Però quindi ci siamo divertiti. Servono queste per imparare. Adesso è tutto più facile dopo aver fatto questa. Quindi cosa il futuro, la prossima gara cosa prevede? Non si sa, vediamo un po', non abbiamo ancora l'idea. Noi vi aspettiamo. Assolutamente, grazie. Intanto è partito Santa Lucia su auto bianche A112 LX dell'84. Navigato dalla moglie Margherita Santa Lucia su questo appunto auto bianchi. Vediamo 3 centesimi sul primo split, chiusura di 7 di ritardo sul secondo. Siamo a 10 penalità, 22esimo posto provvisorio. Vediamo se riesce a recuperare qualche posizione nel finale. Ottimo, un 2 finale. 4 di media. Abbiamo dato la zampata finale, abbiamo recuperato il secondo split che non è andato benissimo. Per il resto la gara tutto bene? Tutto male. Siamo stati danneggiati involontariamente, però gli addetti non hanno fatto niente. Magari riferiremo dopo. Però la Power Stage è tutto a posto. La Power Stage è un divertimento, va tutto bene, grazie tanto. Intanto è partito il numero 54. Equipaggio di casa Corrado Marzi e Daniela Turci su Alfa Romeo GT V6. Attenzione perché abbiamo un 1 sul primo passaggio. Teniamoli controllati. Un 2 sul secondo, sono secondi e provvisori in classifica, secondo posto provvisorio. Un centesimo e mezzo di media per ora, media errore dopo i primi due, vediamo come chiudono. Più 5, 2,67, pensate, 2 centesimi e 67 media errore, sono solo settimi. Siete settimi, ma con una media bellissima, 2,67. È che davanti ci sono dei mostri. Non ci crederà, io ho sentito la radio tutt'oggi in cuffia. E non mi è funzionato niente, è partito adesso. E siamo settimi? Settimi sulla Power Stage. Sì, settimi sulla Power Stage. Benissimo, sono più che contento. Ciao. Ed ecco Paradisi, numero 55 su auto bianchi Y10 LX del 1990. Andrea Paradisi e Marco Rossi, la scuderia Castellotti per loro, questa vettura è la più giovane in gara, appunto del 1990. Appunto il campionato italiano di qualità autostoriche prevede vetture che vanno dalle origini fino al 1990, quindi le vetture costruite fino al 1990 sono classificate a livello sportivo come eccoci autostoriche. Giunti all'ultima fatica della giornata, contenti? Sì, è bello, ci siamo divertiti, terzo anno che veniamo, spero di aver battuto qua almeno mio fratello che è passato prima di me. Già, se lo sapevo controllavo, te lo dicevo, non ho guardato. Guarda, va bene. Cioè, non me lo ricordo. Vale. Guarda, voglio ringraziare Galassi che ha fatto una bella gara con il suo staff e Canterini Luigi, detto lo zio Luigi, che mi ha prestato la macchina oggi per essere qui a fare la gara. Grazie Luigi, grazie zio Luigi. Ed ecco ora al via numero 46, Valerio Scarano e Cristian
eccoli qua, e Boris Santin, semaforo lampeggiante anche per loro, verde, partito. Affronta il primo split con molta calma, molto tranquillo, molto lentamente, e passa con un 68 di ritardo, forse un po' troppa calma. Vediamolo ora al secondo, regolare tra, qui paga un 90 di ritardo. La S finale chiude il terzo split con 20. Lo vedo provato, ha fatto fatica. Sì, molto, abbiamo provato. È stato un bellissimo percorso, l'abbiamo affrontato con serenità, ma è stata veramente una giornata incredibile, faticosissima. E siamo dei principianti, siamo alle prime gare, ma essendo dei sammarinesi abbiamo ritenuto opportuno. Quindi, siete di casa con le curve, insomma, diciamo che non è facile. Non è semplice, però è stata assolutamente, però è stata una bella giornata, complimenti all'organizzazione anche. Ciao, ciao. Ed eccoci, quindi siamo arrivati alla fine anche di questa Clebaci Storico Power Stage Classic. Andiamo ora a dare un'occhiata a quella che è stata la classifica generale. La classifica generale vede Diego Garilli e Romeo Macellari su autobianchi A112 Abarth primi con questa autobianchi appunto del 1976 della scuderia Castellotti, con una sola penalità su tutte e tre le prove. Secondo, un ottimo Alessio Bacci, navigato da Simona Sacco su autobianchi A112 Junior dell'83 della scuderia Kinzica, con 6. Al terzo posto Alberto Scapolo, navigato dal fratello Giuseppe su Fiat 508C del 1937, con 7 penalità. Andiamo a vedere le categorie. Per l'RC1 era una vittoria in solitaria per la bellissima OM Superba del 29, scuderia Nettuno, per Roberto Miatto e Francesca Miatto, con 13 penalità. E alla seconda categoria, che è l'RC2, abbiamo al primo posto Alberto Scapolo e Giuseppe Scapolo su Fiat 508C del 37 per i colori della scuderia Nettuno, con 7 penalità. Poi al secondo posto Angelo Accardo e Becchina Filippo, sempre su Fiat 508C del 38 per la Franciacorta Motori, con 8 penalità. E pari merito Guido Barcelle e Ghidotti Ombretta, sempre su Fiat 508C del 38 per la Franciacorta Motori. In RC3 Mauro Argenti e Roberta Morosa su Porsche 911S del 69 ad aggiudicarsi la categoria, con 8 penalità, scuderia Palladio Historic. Secondo Mario Passanante, Molgor Alessandro su Fiat 1800 103TV del 55, Franciacorta Motori, la scuderia, con 9 penalità. E al terzo posto Massimo Zanasi, che è rientrato in gara con Barbara Bertini in una Fiat 1100 Special del 62 del Classic Team, con 13 penalità. Andiamo ora a vedere la categoria RC4. L'RC4 vede al primo posto Diego Garilli, navigato da Macellari Romeo su autobianchi. L'eroe di giornata. L'eroe di giornata. Su autobianchi A112 Abarth del 1976 per la scuderia Castellotti, con una sola penalità su tre prove. Complimenti. Poi al secondo posto Nicola Barcella e Rossoni Simoni su autobianchi A112 Abarth del 79 per la Franciacorta Motori, 10 penalità. Terzo posto Francesco Commare, Trombetta Roberta, su auto bianche A112 Elegant del 72, sempre Franciacorta Motori, con 12 penalità. Andiamo a vedere l'ultima categoria in programma, che era l'RC5, che vede le macchine più giovani, che arrivano fino al 1990. Primo posto per Alessio Bacci e Simona Sacco, dell'autobianchi A112 Junior, con 6 penalità della scuderia Kinzica. Al secondo posto Corrado Marzi e Turci Daniela, San Marino Racing, sull'Alfa Romeo GTV 6 dell'87, 8 penalità. Terzo posto per Andrea Manuccelli e Monica Bernuzzi sulla Fiat Duna del 1989, Franciacorta Motori. Andiamo adesso a vedere le scuderie. Le scuderie abbiamo al primo posto Franciacorta Motori con 24 penalità, secondo posto scuderia Nettuno con 29 e il terzo Kinzica con 35. Anche la scuderia Castellotti non è andata male, con 37 penalità, aveva comunque più di 3 equipaggi al via, mentre la Rovigo Corse con 22 e la Verona Historic con 582, perché appunto non avevano almeno 3 vetture in gara e quindi vanno in coda. Andiamo ora a scoprire
la classifica femminile con Gabriella Scarioni e Ornella Pietropaolo su Innocenti Mini Cooper del 74 che si aggiudicano la Coppa delle Dame con 21 penalità per le alfiere della scuderia Nettuno. Secondo posto per Rossella Torri e Caterina Vagliani su Autobianchi a 112 del 73, Francia Corta Motori 24 penalità. Quindi Umberto, è andata, siamo in chiusura anche di questa gara, questo San Marino Revival, campionato italiano regolarità autostorica, questa AC Storico Power Stage Classic. Diciamo che, come abbiamo detto, il tracciato era molto particolare, insidioso, stretto all'inizio con questa curva, il pavé, insomma, c'erano tanti elementi che hanno un po' messo in difficoltà, infatti i più bravi, insomma, diciamo tra virgolette hanno un po' deluso, e c'è sempre l'outsider che ovviamente non è che non è bravo, anzi è molto esperto in materia, però non era uno di quelli, insomma, da 0,33 di media. Le insidie ci sono per tutti, e dopo una gara estremamente faticosa e tecnica impegnativa, come si diceva all'inizio, che è quella di San Marino, con i sali scendi e la navigazione veramente complicata, in finale la stanchezza gioca brutti scherzi un po' a tutti. Bene, allora non resta che salutarci e dare appuntamento alla prossima gara per la prossima Club AC Storico Power Stage Classic. Un saluto da San Marino. In collaborazione con